Ed eccoci qua, amici miei, il nostro sabato in diretta comincia finalmente, scusate il leggero ritardo, ma come sapete io sono un po' pigro e la mattina sono forse più pigro del solito perché le mie vecchie abitudini di giornalista che andava a letto tardi la sera e si svegliava un pochino non all'alba, la mattina continuano ad incombere sulla mia esistenza quotidiana. Però al di là di tutto questo devo dire che questa settimana finalmente pare aver messo un attimo di quiete in tutte le diatribe che ci potevano essere in Italia, le diatribe un po' da pollaio che ci sono spesso in Italia. Ad esempio ieri finalmente si è risolto il discorso dello stadio della Roma, finalmente tra un malore e l'altro, finalmente la sindaca Raggi ha potuto annunciare che era stato raggiunto un accordo in cui hanno vinto tutti, ha vinto un po' il Movimento 5 Stelle che è riuscito a modificare parzialmente il progetto iniziale e ha vinto la Roma che finalmente avrà il suo stadio. Quindi calma e gesso, amici miei, un risultato, i 5 Stelle finalmente lo hanno raggiunto in quel di Roma. Poi la scissione del Partito Democratico, si scindono, non si scindono, la settimana scorsa eravamo sul dubbio se si sarebbero scissi, finalmente si scindono e tutti quelli che volevano trasformare il PD in una sorta di PCI 2.0, ovvero del terzo millennio, se ne vanno dalla loro parte e oggi annunceranno la nascita, oggi o domani, non ricordo bene, la nascita del nuovo movimento. Nel frattempo sono state decise le date per le primarie che si svolgeranno il 30 aprile, oltre a Matteo Renzi ci saranno come candidati alla segreteria del partito Emiliano e l'attuale ministro degli interni. Benissimo, a questo punto non degli interni, pardon, ministro della giustizia. Dunque, a questo punto tutto pare calmo, cioè se ci saranno delle polemiche, e ci saranno certamente, andranno tutto sotto cenere. Nel frattempo, il governo Gentiloni pare muoversi con particolare determinazione, che insinui qualcuno, sta portando avanti tutti i discorsi che dovevano essere portati avanti. La riforma della pubblica amministrazione è stata finalmente varata con tutti gli allegati necessari, e insomma le cose pare che si stiano mettendo su di un piano giusto. Si sta dibattendo nelle ultime settimane sulla prospettiva del futuro. I robot sono nel nostro futuro, i grandi robot, i quali nell'industria sostituiscono sempre di più la manodopera per operazioni, per così dire, ripetitive. Ricordate i vecchi film o anche lo stesso Charlot con la catena di montaggio? Ebbene, tutte queste operatività da catena di montaggio vengono sempre più fatte dai robot, e allora viene fuori il discorso: ma con i robot si perdono posti di lavoro, e allora che cosa si fa? Bill Gates propone al mondo, dice: va bene, se un robot prende il posto di una persona la quale sarebbe stata pagata tot euro l'anno, benissimo, allora tassiamo il robot come se fosse quella persona, e quello che si ricava lo si dia e lo si metta nelle risorse per i cosiddetti redditi di cittadinanza, eccetera, cioè quelli
che in Italia chiamano il Movimento 5 Stelle reddito di cittadinanza, ovvero va bene, va via il lavoro, però garantiamo a tutti quelli che sono senza lavoro a causa dell'ingresso dei robot nel mondo della produzione di avere almeno un reddito minimo garantito in maniera tale da poter sopravvivere e potersi cercare un lavoro. A questo punto riemerge il grande dibattito sull'impatto che hanno le nuove tecnologie nella realtà mondiale, nel senso che le nuove tecnologie si sostituiscono a delle operatività che erano state attribuite e prodotte dall'uomo, per cui non solo i robot ma anche gli algoritmi sostituiscono delle operatività umane. E allora, maledette nuove tecnologie? No, assolutamente, non si può dire maledette nuove tecnologie. Si ritorna ad un discorso che io sto facendo già da tanti, ma tanti anni. A proposito dell'editoria, quando tanti anni fa, saranno stati 20 anni fa, cominciavo a parlare di libro elettronico, di cose, e quando addirittura prima che io cominciassi a parlare di libro elettronico c'era in Italia, sempre con lo stile italiano, per cui appena appare sulla scena italiana qualche novità si guarda sempre indietro e si ha sempre la nostalgia di quello che c'era prima, anziché interpretare creativamente quello che c'è di nuovo. Benissimo, si diceva con i computer, i computer sì, i computer no, eccetera. Ed io ho sempre detto, ho continuato a dire e continuo a dire ancora oggi, che le cosiddette nuove tecnologie, intese in senso molto ampio, robot compresi, devono essere interpretate in fase molto creativa, nel senso che tutti questi marchingegni tecnologici che fanno magari delle operatività che per noi sarebbero state molto, molto stressanti, non devono essere interpretate come dei nostri nemici, ma ci lasciano il tempo libero per sviluppare veramente quelle che sono le nostre doti più umane, ovvero la nostra intelligenza, la nostra creatività, l'invenzione di nuove modalità di lavoro, di impresa, eccetera, eccetera. Voi pensate bene che di fronte agli sviluppi tecnologici ci dovrebbero essere contemporaneamente, e per certi versi ci sono di già, gli sviluppi della nostra intelligenza, perché la tecnologia ci offre l'opportunità di liberarci da ripetitività, da lavori stressanti, eccetera, però ci permette di reinventare la realtà e ci permette con la tecnologia di accedere ciascuno di noi ha delle opportunità di comunicazione, di impresa, eccetera, che altrimenti non sarebbe stato possibile. Pensate semplicemente al fatto che chi come me vi parla così in diretta, voi potete seguirmi in diretta, non dico io che mi seguiranno 4-5 persone, ma dico tutti quelli che tutta questa possibilità di comunicare, eccetera, non è una possibilità enorme che, se interpretata creativamente e produttivamente, potrebbe aprire nuove frontiere, altre frontiere. Se pensate che io vi sto parlando semplicemente davanti a un iPad, davanti con dietro una libreria, seduto nel mio divano, e vi sto dicendo quello che penso, lo sto dicendo a tutti quelli che nel mondo volessero essere interessati a quello che sto pensando.
È una stagione molto bella, amici miei, non è una stagione drammatica, quella che ci offre la tecnologia, e poi attraverso la tecnologia, ovvero attraverso dei telescopi che ora guardano davvero lontanissimi, avete sentito la bella notizia che esistono 7 pianeti che potrebbero essere simili alla Terra per condizioni di vita. Forse sono, per carità, la distanza è notevole, però non così notevole come si immaginava un tempo, 41 anni luce, per giungere in questi mondi che potrebbero avere la vita, potrebbero essere dei mondi abitati come il nostro, magari abitati da creature diverse da noi, chissà, che siamo alla vigilia degli incontri ravvicinati del terzo tipo, ma speriamo che siano incontri positivi, creativi, costruttivi, con realtà che ci spingano allo sviluppo, a guardare avanti. Io guardo avanti portando avanti i miei discorsi. Sono veramente, veramente orgoglioso di vedere che molti, ma molti tra di voi seguono il mio salotto delle idee, il salotto delle idee di Simonelli Editore, il piacere di conversare, che metto online ogni giovedì dalle 21. Salotto delle idee che chissà nei prossimi mesi potrebbe essere anche trasmesso, diciamo, in diretta. Stiamo a vedere. Questo è un esperimento che sto portando avanti, ma soprattutto è un esperimento di presentare a voi e a tutti quelli che vogliono seguire dei talk show, un talk show meno invasivo per l'ospite. Nel salotto delle idee, per carità, non mi permetterò mai di interrompere l'interlocutore quando è all'inizio di un ragionamento e tagliarli. Avete visto la tecnica, no? Dei talk show, il conduttore fa la domanda, l'intervistato comincia a rispondere, dice 4 parole e il conduttore subito interviene e lo incalza con un'altra domanda, per cui ogni tanto l'interlocutore, quello più smagato, dice no, aspetta un attimo, lasciami finire il ragionamento, mentre quello meno smagato si interrompe in papocchia, insomma, però avvengono litigi, avvengono confronti. C'è l'idea che l'audience si fa con il litigio. Io mi ricordo in una delle rarissime volte in cui mi sono trovato in un talk show, nei break pubblicitari il conduttore mi diceva: mi raccomando, siate grintosi, rissosi, perché così si alza l'audience. Io non credo a questo, credo invece nel piacere di conversare, e mi fa molto piacere che siate molti di voi, addirittura 1000 visualizzazioni uniche per questo mio video talk show, il salotto delle idee di Simonelli Editore, che va avanti, pensate, già da 19 settimane, e giovedì prossimo sarà la 20ª settimana in cui sono puntualmente online ogni giovedì dalle 21. A Simonelli Editore ovviamente stiamo lavorando intensamente per produrre quegli ebook multimediali di nuova generazione che abbiamo messo a punto, e ovviamente il primo ebook multimediale di questo tipo è molto complesso, perché bisogna risolvere varie problematiche, ma credo che tra la settimana prossima e quella successiva
possiamo cominciare a varare questa novità che sarà visibile e sarà godibile sia nell'ambito Apple sia nell'ambito Android. Cari amici, questo sabato in diretta si sta per concludere con un mio augurio di un sereno weekend. Qui a Milano, come al solito, c'è un sole che spacca le pietre, c'è una buona dose di smog, di polvere sottili, c'è qualcuno che si aggrappa alle stupidaggini del dibattito sulle palme e i banani in Piazza del Duomo, ma lo inviterei ad andarsi a guardare tante cartoline dell'Ottocento in cui c'erano le palme proprio esattamente dove ci sono oggi, dove sono state appena messe oggi, e nessuno si ribellava, faceva manifestazioni. Addirittura c'è stato un teppista che ha incendiato una palma. Eppure quelle palme ci stanno, a mio avviso, molto molto bene, e vedrete che dopo queste prime polemiche tutti accetteranno questa novità milanese. Milano in questi momenti è affollatissima di gente perché c'è la settimana della moda. Milano ormai è diventata una città estremamente cosmopolita, estremamente curiosa e stimolante. In ogni modo, di tutto questo continueremo a parlare nella prossima settimana, nel Sabato delle Idee di sabato prossimo. Arrivederci a sabato prossimo, amici.